La nonna Miriam è venuta a trovarci, quindi siamo usciti a cena. Mentre stavamo andando al ristorante, sono stata costretta a sedermi tra la nonna e la mia sorellina Clara. Sembravano infastidite e continuavano a fissarmi. Siamo troppo strette, spostati, Brooke! Sembra che qualcuno stia mangiando troppo. Ah, non le sopportavo più! Non ero magra come i miei parenti. Mi hanno adottata quando avevo 7 anni. Quelli sono i miei genitori adottivi. Poi c'è Clara, la mia sorellina viziata, e la nonna Miriam, a cui non sono mai piaciuta. Invece quella sono io, Brooke. Vivevo nella periferia di Boston. È lì che si trovava l'orfanotrofio in cui ero stata lasciata da piccola. Non sapevo niente sulla mia mamma biologica, mentre mio padre veniva spesso a trovarmi. Sfortunatamente era troppo giovane e povero per crescere una bambina. Tesoro, non appena mi rimetto in piedi comprerò una casa enorme per noi due e ti porterò via da qui. Gli credevo e speravo in giorni migliori, ma questi tardavano ad arrivare. Papà ha iniziato a venire sempre meno spesso e ogni volta sembrava triste e stanco. Ma un giorno ha detto che i nostri sogni si sarebbero realizzati. Vedi quell'enorme business center? Appartiene a una grande compagnia, Boston Dynamics. Mi hanno assunto. Presto guadagnerò un mucchio di soldi. Evviva! Ero al settimo cielo perché credevo che finalmente mi avrebbe riportata a casa. Tuttavia, quella è l'ultima volta che ho visto papà. Credevo che fosse diventato ricco e che si fosse dimenticato di me. Ero molto arrabbiata. Questa foto era tutto ciò che mi restava di lui. Poi, un giorno, all'orfanotrofio è arrivata una donna sorridente. Brooke, guarda come sei bella, voglio adottarti! Ecco come ho conosciuto la mia nuova famiglia. Ero una bambina molto carina, quindi non ero sorpresa che i miei genitori adottivi mi avessero scelta. Mi hanno portata a Boston, dove ho conosciuto la mia sorellina. Clara non voleva condividere con me le attenzioni dei suoi. Mamma, guarda, sono una principessa! Aspetta un secondo, tesoro, sto facendo la treccia a tua sorella. Clara era così arrabbiata che si liberava dei miei giochi. I nostri genitori ci amavano allo stesso modo, ma la nonna Miriam era sempre dalla sua parte. Guarda che bei tortini, sono tutti per la mia dolce nipotina Clara. Scusa, Brooke, per te non ho portato niente. Quando sono cresciuta ho preso peso e la mia famiglia adottiva ha iniziato a trattarmi male. La mamma era sempre preoccupata per il mio fisico. Continuava a mettermi a dieta. Quel giorno al ristorante loro si stavano godendo dei piatti deliziosi mentre io sono stata costretta a mangiare l'insalata. Brooke, devi stare attenta al tuo corpo. Mamma, dai! Mangiavo solo vegetali! Sono andata in bagno e quando sono tornata ho visto che la mia famiglia si stava facendo delle foto senza di me. Mi sentivo molto sola. La sera Clara mi ha rivolto un sorrisino. Mamma e papà stanno risparmiando i soldi per mandarmi al college, perché io sono la loro vera bambina. Di te non gliene frega niente. Sapevo che nello studio dei miei c'erano due salvadanai. Uno con il mio nome e l'altro con il nome di mia sorella. Mi sono intrufolata nello studio, ho visto che il salvadanaio di Clara era pieno di banconote. Invece, nel mio c'erano solo dei ragni. Ho capito che non facevo parte della famiglia quando ho sentito per sbaglio la mamma parlare con la nonna Miri. Mi pento di aver adottato Brooke. All'inizio ho provato a cercarlo sui social, ma non sono riuscita a trovare nessuno Stan Rogers che gli somigliasse. Ecco, quando mi sono ricordata che papà era stato assunto dalla Boston Dynamics prima di abbandonarmi, ero sicura che mi avrebbe aiutata. È arrivato il momento di fare un viaggetto, Brooke. Ho fatto le valigie, ho preso la foto di papà e sono sgattaiolata fuori casa. Ho preso l'autobus per la periferia dove si trovavano l'ufficio dell'azienda e l'orfanotrofio. Wow! È rimasto tutto uguale! Ho chiamato un taxi e sono arrivata agli uffici dell'azienda. La sicurezza non voleva farmi entrare. Poi finalmente ci sono riuscita. Ho trovato l'ufficio del responsabile e sono entrata con passo sicuro. I ragazzini non possono venire qui! Sto solo cercando mio padre. Si chiama Stan Rogers. Ecco una sua foto. L'uomo ha guardato la foto con disinteresse. Ha digitato qualcosa sul suo computer e ha detto che non aveva mai sentito un impiegato con quel nome. Cosa? Papà aveva mentito sull'assunzione. Che cosa avrei dovuto fare? Non avevo un piano di riserva. Avevo quasi finito i soldi e ho vagato senza meta per la città. Ho trovato un bar. Mi sono seduta a un tavolo e ho speso tutti i risparmi in una cioccolata calda. Mentre la bevevo ho guardato con aria triste la foto di mio padre. E ora dove dovrei cercarti? Stavo iniziando a pensare che sarei dovuta tornare a casa. Ma poi la proprietaria del bar è passata accanto a me e ha guardato la foto con interesse. Quel tipo mi sembra familiare. Ma certo, è Stan Rogers. Conosce mio padre.
Ha lavorato qui per anni come lavapiatti. Lavapiatti? Oh, probabilmente papà si vergognava del suo lavoro e aveva mentito sull'assunzione alla Boston Dynamics. La mamma ha iniziato a chiamarmi. Ah, oh, avevano capito che ero scappata. Non potevo fermarmi proprio ora. Così ho rifiutato la chiamata e le ho scritto che non sarei tornata a casa, perché sarebbero stati meglio senza di me. E poi ho chiesto alla proprietaria del bar se sapeva dove potessi trovare Stan Rogers. Per qualche strano motivo mi ha guardata con aria molto triste. Sì, tesoro. Andiamo, ti accompagno. La donna sembrava triste, ma io ero al settimo cielo. Non riuscivo a credere di essere così fortunata. Siamo salite in macchina e ci siamo dirette... Oh no, non poteva essere. Siamo andate al cimitero. E poi la donna mi ha accompagnata davanti a una tomba. Mi dispiace, tesoro, ma Stan Rogers se n'è andato tempo fa. Non riuscivo a crederci. Sono crollata per lo shock. Ho affondato il viso nella spalla della signora e sono scoppiata a piangere come una bambina. Adesso mi era chiaro il motivo per cui papà aveva smesso di farmi visita. Mi ero arrabbiata con lui perché credevo che si fosse dimenticato di me. Invece non c'era più. Dai, dai, basta piangere. Lei non capisce. Sono sola, non ho nessuno. E i genitori di Stan? I tuoi nonni? Cosa? Ora che ci pensavo, aveva ragione. La signorina mi ha detto che i miei parenti non vivevano lontano. E poi mi ha persino dato un passaggio a casa loro. Mi sono avvicinata al portico e ho bussato emozionata. Mi ha aperto una dolce coppia di anziani. Scusate l'ora. Forse è meglio che vi sediate. Sono vostra nipote. Mi chiamo Brooke. Ho mostrato loro la foto di mio padre. Gli ho detto che avevo vissuto all'orfanotrofio fino ai 7 anni e che spesso veniva a farmi visita. Loro hanno sussultato e si sono guardati stupiti. Sì, questo è il nostro Stan. Mi hanno invitata a entrare e mi hanno mostrato la stanza di mio padre. Ero molto emozionata. Noi non abbiamo toccato niente dal suo trasferimento. E poi abbiamo chiacchierato fino a notte fonda. Ho scoperto che i miei nonni non sapevano nemmeno che esistessi. Mi hanno anche parlato di mio padre. Era un bravo ragazzo, ma era un inetto. Ha lasciato la scuola e non riusciva a trovare un buon lavoro. E poi un giorno ha iniziato a frequentare una ragazza ricca. I suoi non volevano che si sposasse. Poi l'hanno costretta a trasferirsi in una grande città per tenerli lontani. Magari quella era la mia vera mamma. Papà non mi aveva mai parlato di lei. Non sapevo neanche il suo nome. Ho chiesto ai nonni di dirmi qualcosa di questa ragazza, ma hanno solamente alzato le spalle e hanno aggiunto che non sapevano come rintracciarla. Non ricordavano nemmeno come si chiamasse. Siamo vecchi e la nostra memoria fa qualche scherzo. Sono passati così tanti anni. Ho sospirato e ho chiesto che cos'era successo a papà. A quanto pare stava poco bene di salute. Lavorava tantissimo e non seguiva le raccomandazioni del medico. Mi sono subito ricordata che l'ultima volta che l'avevo visto non aveva un bell'aspetto. Ero distrutta. I nonni se ne sono accorti e hanno cambiato argomento. Hanno iniziato a chiedermi della mia vita. Non ho detto che ero scappata di casa. Ho solo accennato alla famiglia di Boston che mi aveva adottata e ho mostrato loro le foto che avevo sul telefono. Questa è mia sorella e lei è mia mamma. Mi sono sempre sentita un'estranea con loro. Ecco perché volevo trovare i miei genitori biologici. I nonni hanno guardato le foto e hanno detto all'improvviso che erano stanchi e che dovevano andare a dormire. Puoi stare con noi per un po'. Puoi dormire nella stanza di Stan. Ero molto felice dell'invito. Dopotutto non volevo tornare nella mia famiglia, visto che nessuno di loro mi voleva. Sono stata dai nonni e li ho aiutati in casa. La sera giocavamo a Monopoli e bevevamo la limonata sotto al portico. In quel periodo ci siamo avvicinati tanto e siamo diventati una vera famiglia. Dopo la morte di Stan ci sentivamo così vuoti. Ma tu sei qui, Brooke, e sei riuscita a riempire quel vuoto. Siamo felicissimi di avere una nipotina. Anche io adoravo la vita con loro. Così ho continuato a ignorare le chiamate e i messaggi della mamma. I miei nonni non sapevano che ero scappata di casa e che probabilmente la mia famiglia adottiva mi stava cercando. Dopotutto li avrei solo fatti preoccupare. Ma non potevo nascondere la verità per sempre. Un giorno siamo andati a fare la spesa e ho visto alcuni cartoni del latte con sopra la mia foto e la scritta «Aiutateci a trovarla». Oh no, i nonni non dovevano vederli. Li ho presi per mano e li ho trascinati in un altro reparto. Andiamo qui, aiutatemi a scegliere un profumatore per ambienti. Ma dobbiamo comprare il latte? È andato a male, lo prendo io domani. Oh,
Speravo che non si fossero accorti di niente. La sera ho bagnato i fiori della nonna e ho deciso di controllare il mio profilo sui social. Tuttavia, non riuscivo a trovare il telefono. Ho iniziato a cercare nei cassetti in camera di papà e all'improvviso ho visto la foto di una donna e di un uomo abbracciati. Per qualche motivo i loro volti erano stati tagliati, ma ero sicura che fossero mamma e papà. Ah, avrei troppo voluto vedere il viso della mia vera mamma. Ho messo la foto in tasca e ho deciso di chiedere alla nonna se per caso aveva trovato il mio telefono. Quando sono entrata nella stanza, lei era al telefono e mi stava dando la schiena. Brooke è qui! So che la state cercando! Potete venire a prenderla! Aspettate! Stava parlando di me! Che cosa aveva in mente? Ho guardato meglio e ho capito che la nonna aveva in mano il mio telefono. Quando ha finito la chiamata si è girata verso di me. Oh, Brooke! Mi hai spaventata! Scusami, ho preso il tuo telefono senza chiederti il permesso. Me l'ha restituito con aria riluttante. Ero nervosa, ho aperto le chiamate e ho visto che la nonna stava parlando con la mia mamma adottiva. Cavoli! La nonna e il nonno avevano scoperto la verità! Ma la cosa peggiore era che anche loro volevano liberarsi di me. Credevo che foste diversi, ma non interessa nemmeno a voi! Sono corsa nella mia camera in lacrime e ho iniziato a fare le valigie come una furia. Se la mamma adottiva stava venendo a prendermi, allora dovevo andarmene il prima possibile. Ho preso i vestiti dall'armadio ed è caduto in terra un biglietto. L'ho aperto e l'ho letto. Era una lettera d'amore che la mia vera madre aveva mandato a mio padre. Caro Stan, i miei mi hanno portata a Boston. Prenditi cura della nostra bambina. Un giorno ci rivedremo. Assurdo! La mamma biologica aveva vissuto nella mia città per anni! Finalmente sapevo dove cercarla! Ho preso le mie cose e sono corsa fuori. I nonni hanno cercato di fermarmi, ma non li ho ascoltati. Avevo chiuso con quei traditori. Era tardi, ma speravo comunque di riuscire a prendere l'ultimo autobus. Invece è partito senza di me, uffa! Perché ero così sfortunata? Ma non avevo intenzione di arrendermi. Ho deciso di camminare anche se era buio. Non sarei tornata dai miei finti genitori che mi facevano la bella faccia mentre speravano di nascosto che sparissi dalle loro vite. Tuttavia, poco dopo, la mia soluzione ha iniziato a vacillare. Era buio e, come se non bastasse, ha iniziato a piovere. Brrr, era piuttosto inquietante. I fari di una macchina mi hanno accecata e mi sono fermata. Dall'auto è scesa la mamma adottiva. Stava tremando di paura. Brooke, ero preoccupata da morire. Oh, grazie al cielo ti ho trovata. Veloce, sali in macchina. Neanche per sogno. So che non mi volete bene. Troverò la mia vera madre. Ho preso la foto dei miei e gliel'ho sventolata davanti alla faccia. La mamma è scoppiata in lacrime. Brooke, non fare la stupida. Sono io, la tua vera madre. Mi sono fermata nella confusione più totale. Ma di che cosa stava parlando? La mamma ha preso dalla tasca due ciondoli che insieme formavano un cuore e mi ha chiesto di aprirli. In uno ho visto la foto di papà e nell'altro la foto della mia mamma adottiva quando era giovane. Ero davvero confusa. Poi ho guardato di nuovo la foto che avevo con me. Ecco perché i volti erano stati ritagliati. A quel punto si è avvicinata a noi un'altra auto. Erano i nonni. Si erano preoccupati e si erano messi a cercarmi. Ci siamo riparati dalla pioggia e abbiamo parlato. Tesoro, quando sei nata io e Stan eravamo giovanissimi. I nostri genitori non volevano che ci sposassimo. Volevano che finissimo il college e che trovassimo un lavoro. Ecco perché hanno insistito a portarti all'orfanotrofio. Poi mi hanno portata a Boston e Stan è rimasto qui per venire a trovarmi. Tuttavia, sfortunatamente si è ammalato. Tengo ancora questi ciondoli. Non ho mai smesso di pensare a te nemmeno per un minuto. Mi ha raccontato di aver conosciuto un uomo che ha sposato e qualche tempo dopo è nata Clara. Mi hanno adottata dopo aver comprato una casa sufficientemente grande. Avrei dovuto dirti subito la verità, ma mi vergognavo. E poi mi ha detto che non stava risparmiando i soldi per mandarmi al college perché era sicura che avrei vinto la borsa di studio. Dopotutto ero una studentessa modello. Aveva anche cercato di mettermi a dieta perché temeva che potessi ammalarmi come il mio papà biologico. Ma ti ho sentita dire alla nonna Miriam che ti eri pentita di avermi adottata! Certo che sì! Ma perché non avrei mai dovuto lasciarti in orfanotrofio? Mi dispiace. Ecco perché non piacevo alla nonna Miriam. Era stata lei a spingere mia madre a lasciarmi in orfanotrofio. Mi dispiace anche a noi. Ovviamente sapevamo di avere una nipote.
Ai tempi abbiamo vietato ai nostri figli di sposarsi e di crescerti. Ma quando sei venuta da noi, abbiamo capito di esserci sbagliati. Sei una ragazza meravigliosa. I nonni avevano visto la foto che gli avevo mostrato e avevano capito che avevo vissuto con la mia vera mamma per tutto quel tempo. Ero troppo felice di aver chiarito le cose. Se devo essere sincera, ci è voluto un po' perché li perdonassi. Spesso gli adulti temono che i figli non capiscano che certe scelte sono dettate dall'amore incondizionato. Ma provate a immaginare quanti problemi avremmo evitato se non mi avessero nascosto tutte queste cose. Ecco come ho scoperto di avere una vera famiglia. Alla fine abbiamo fatto pace, ora vado spesso dai nonni. Tuttavia, Clara e la nonna Miriam non vogliono accettarmi e non pensano che io faccia parte della famiglia. Secondo voi, ha senso cercare di convincerle in tutti i modi?